Ciao a tutti ragazzi, come vedete, come avrete intuito già dall'immagine mostrata nel video, oggi vi mostriamo appunto un elicottero per iPhone controllabile da iPhone tramite segnali radio che è prodotto da Griffin, si chiama Elo TC e è davvero un dispositivo piuttosto interessante perché nonostante come possiamo vedere, risulti molto simile all'iHelicopter che ha avuto sicuramente un successo già discreto. L'Elo TC migliora ancora quelle che sono le caratteristiche di base dell'iHelicopter, soprattutto grazie ad una maggiore precisione in fase di controllo dell'elicottero e ad un software sicuramente più evoluto. Per controllare l'elicottero sarà necessario utilizzare questo telecomandino, sempre a infrarossi, che andrà connesso con l'iPhone. L'iPhone può essere posizionato in questo modo, tramite queste clip viene fissato, e poi bisognerà appunto inserire questa presa nell'ingresso dock. Questa, diciamo, è l'impugnatura standard dell'accessorio. Andiamo ad accendere l'iPhone e per utilizzare al meglio l'elicottero si consiglia intanto di impostare, paradossale ma vero, la modalità aereo sul telefono, quindi per prima cosa questa. Poi sarà necessario lanciare l'applicazione Elo TC di Griffin. Questa applicazione, come vedete, ci dà subito accesso ad un vero e proprio, ad una cabina di controllo, diciamo, quelli che poi saranno i controlli che utilizzeremo per gestire l'elicottero. Vediamo che in questo caso è attivo l'accelerometro, come vedete, si muove la levetta e questo ci permetterà di muovere l'elicottero. Qui abbiamo la barra dell'acceleratore. Questo pulsante invece è per l'atterraggio automatico, quindi quando l'elicottero, scusate, si trova, ad alta quota e vogliamo atterrare senza pericoli, premiamo questo pulsante e l'elicottero scende, lievemente. Abbiamo poi delle impostazioni che possono essere modificate, tra cui possiamo attivare o disattivare la modalità esperto oppure passare al controllo dell'elicottero con il joystick. Questo pulsante per accendere e spegnere le luci, invece qui possiamo memorizzare dei piani di volo, quindi ripetere la stessa tipologia di volo in un secondo momento. Tornando all'elicottero, in questa parte laterale troviamo sia la porta per ricaricare l'accessorio, il nostro elicottero con l'apposito cavetto USB, sia i pulsanti on-off per l'accensione e lo spegnimento. Proviamo ad accenderlo. Come vedete, sono già accese le luci che permetteranno poi, in caso si voli condizioni di scarsa luminosità, appunto, di guardare bene dove sta andando l'elicottero. Come dicevo, premendo qui possiamo spegnere le luci e risparmiare in termini di batteria. Adesso proverò soltanto a mettere in moto lievemente le eliche, perché poi il test di volo lo vedremo meglio in seguito, quindi vi faccio sentire un po' come si mette in moto l'Elo TC. Come avete visto, è davvero molto preciso per essere un aeroplanino, un elicottero così piccolo, se si pensa insomma che il Parrot Hard Drone è grande 10 volte questo elicottero. Niente, quindi questa è una prima panoramica generale sull'Elo TC e vi do appuntamento. Ora lo troverete subito dopo questa parte del video, però io registrerò il test di volo all'aperto in modo da potervi fornire una migliore panoramica, e farvi vedere insomma come funziona questo elicottero.